Benvenuti a questo nuovo gamecastato di Age of Empires 4. Oggi abbiamo in rosso a est con l'Impero Romano Eltibut e in viola con Giovanna d'Arco Viperexe. Allora ragazzi, di solito io cerco di portare game che siano anche in un certo qual senso abbastanza istruttivi. Mentre intanto guardiamo gli scouting pattern dei due giocatori. Però adesso è appena iniziata la season, dai, rilassiamoci un attimo, divertiamoci un po' oggi. V'ho portato il più forte giocatore con il controller, che gioca da Xbox e ha 1400 di Elo. Quindi è praticamente l'equivalente di un Conqueror 1, si può dire. Mentre giustamente il giocatore dell'Impero Romano fa uno scouting pattern molto aggressivo perché tanto ha aperto con le bacche. E beh, trovo che sia molto impressionante visto che gioca senza mouse e tastiera, che lo ricordiamo, dopo il fuoco e la ruota sono le migliori invenzioni dell'essere umano. Ora sta spammando Giovanna d'Arco, va detto, e comunque. Come potete vedere, i giocatori Xbox hanno l'autovillager, quindi producono in automatico gli abitanti. E un'altra cosa che hanno, che li aiuta un pochettino, è una automacro in un certo senso, fino a un certo punto, nel senso che possono dire magari che splittano gli abitanti in un certo modo e gli mandi l'automatico, magari 70% cibo e 30% oro. A livelli più bassi questo li rende già superiori alla media, perché vedi magari gente che parte in Dark Age a raccogliere della pietra con gli inglesi, oppure non fa gli abitanti dopo i primi 5. A questi livelli è comunque abbastanza utile perché magari in un momento in cui il tuo multitasking è tassato al massimo, e soprattutto se magari hai TC multipli, è comunque una frazione della tua attenzione che va sempre nel macrare e nel fare abitanti. Chiaro che non va poi dopo magari a supplire al fatto che il controllo delle unità e degli edifici non penso sia preciso quanto utilizzare ovviamente mouse e keyboard. Ora, torniamo un po' a noi dopo questo preambolo. Sta facendo con Giovanna d'Arco la scuola di cavalleria con 1, quindi non appena questa terminerà, Giovanna sarà a livello 2 e potrà dirigersi ad uccidere il boar, fare quindi così esperienza. L'apertura del luogotenente stivale con le bacche ovviamente gli preclude la possibilità di fare la grande cantina e apre pertanto con l'ippodromo. Potrà arrassare con i cavalleggeri, sì, però sta giocando contro una Knight Chiv, quindi cavalieri leggeri contro cavalieri pesanti non è una buona idea. Lo dico soprattutto per il tizio che giocava Delhi, che ha giocato contro di me ieri, mi pare. Che ha fatto la Torre della Vittoria e poi ha fatto Mono Gazi Rider contro Mono Knight. Va bene che i Gazi sono forti, però sai. Magari se hai un landmark che ti dà un bonus alla fanteria, usa la fanteria, soprattutto contro i francesi. Ecco, così, un'idea. Poi ognuno è libero di giocare come vuole. Allora. Comunque, la macro, come vediamo, del giocatore console al momento è molto molto pulita perché, come potete vedere, il timing sarà buono, 4 minuti e 40, 45, ha carriola in coda, ha un buono split di abitanti, non si è casato, avrà un buon quantitativo di legna per raggiungere il prima possibile l'arceria. Nel frattempo è passato a feudale Boot, che ha già i cavalleggeri in coda, ma ora che girano e arrivano ci sarà il primo knight in coda, per cui non credo che riusciranno a fare molti danni. Ed è andato estremamente pesante. Quanto mi trigger a vedere che sta raccogliendo le pecore
a un tile di distanza dal PC, non ne avete idea. Covo dei mercenari, bene, ora vediamo quanto è efficace la nuova cosa. Bravo, intanto Viper Exe che ha tenuto lo scout qui, sarei curioso di usare il suo viewpoint quasi quasi, perché sta facendo quello che farebbe un giocatore PC di livello discreto, ovvero quando l'avversario può aprire di stalla, tenere lo scout vicino all'avversario e poi vedere dove sono le unit, mentre intanto Boot attiva il trionfo per lottare contro Giovanna d'Arco. Ma ecco che arriva il primo cavaliere pesante, quindi questi cavalieri leggeri saranno già costretti a ritirarsi, e un trionfo un po' sprecato. Intanto in coda i Kashyyyk, ok, quindi oddio, non sono convintissimo di questa mossa, perché comunque il Kashyyyk, per quanto più forte il cavaliere leggero, rimane sempre in condizione di inferiorità contro i cavalieri pesanti, e a questo punto oltretutto si autocountera. Viper X6 invece di fare un'arceria molto saggiamente fa le barracks con i francesi, e l'avversario si è appena pigeon olato, non mi viene come si dice in italiano, si è appena tunnel visionato, non lo so ragazzi, datemi un sinonimo per dire che si è proprio focussato sul oddio, attenzione, si salva, però sti cavalleggeri mo sono morti, per cui il trionfo l'ha già usato due volte, non ha ticket, e quindi ti tocca metterli nel TC e stare fermo. Io non li rimanderei nel fight, perché poi Giovanna d'Arco fa, ecco, fa questo, fa exp, perde un Kashyyyk, perde un coso gratis, tutta exp gratuita per Giovanna d'Arco, arriva anche l'arceria nel frattempo, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Comunque volevo vedere quanto è efficace questa nuova cosa dei mercenari dell'impero romano, che vengono immediatamente prodotti senza aver bisogno di spendere soldi o risorse, soldi o tempo nel contratto, e immaginavo che facesse o archi lunghi o giavellotti, perché a questo punto la comp che giocherei contro i francesi non è, e ancor peggio contro Giovanna d'Arco, non è certamente Kashyyyk e cavalleggeri, che contro Giovanna d'Arco e cavalieri pesanti lo prendono pesantemente nel bucio di culo. Cioè, nel senso, qui poteva addirittura fare doppia stalla e vincere la partita così, mentre finalmente a 8 minuti arriva la caserma per Boot. E la comp che avrei fatto è... ah, doppia caserma, ok, scusatemi, non l'avevo vista. Intanto buon raid, un abitante che va giù, first blood. Purtroppo qui si vede un po' il problema di giocare da col controller, perché la selezione di abitanti sicuramente è stata inefficiente, perché qui questi due abitanti sono rimasti qui incastrati, però anche Lieutenant Boot ha appena buttato via tre cavalleggeri, che è comunque worth per tre abitanti, mentre sti knight potrebbero fare il disastro, ma è bravo, veloce qui butta a rimettere gli abitanti dentro. No, dicevo, qui si vede che probabilmente col controller non riesce a fare un drag, una box fatta per il verso, perché gli sono rimasti due abitanti buggati lì. A volte anche il pathing non è il top. Comunque, in questo momento, questa armata full knight regna incontrastata, arriva e prima vittima anche per Viper Exe, che comunque sta continuando a fare exp su Giovanna. Ora però ci sono tanti limitanti. No, dicevo, la comp che mi piacerebbe fare contro francesi o affini è lancieri e lanciatori di giavellotto, perché comunque Giovanna può con questa e questa counterare discretamente i lancieri, e anche se ora morirà, perché no, si salva e addirittura butta giù un cash che ci rimette un cavaliere, ma assolutamente super worth questa. Buono anche il controller, comunque ora Giovanna torna dentro,
questo un po' meno buono, e adesso sì, Giovanna va giù. Questi cavalieri se ne devono andare, perché tanto exp non la fanno, mentre arrivano le picche per Viper Exe, che ricompra subito Giovanna, sì. La macro, la sua macro fino a questo momento è, non so se è per l'auto o cosa, ma è migliore di quella dell'avversario, perché sta spendendo le sue risorse costantemente. C'è Chivalry, per cui questi Knight iniziano a diventare pericolosi. No, dicevo, la comp migliore sarebbe Limitanei, ovviamente, per counterare i Knight, e Giavellotti, che countererebbero sia eventuali arcieri, che ora stanno arrivando effettivamente, sia per schiottare Giovanna d'Arco, Man at Arm, che in questo momento qui è abbastanza tanky contro picche e cavalleggeri. Però magari è un po' fatica arrivarci, ecco. Chiaro che picche e cavalleggeri è la comp standard quando giochi contro i francesi, o quantomeno lo era, mentre intanto brutto sta sto control. Ha messo i cavalleggeri ad attaccare non con lei move, ma ha cliccato su un arciere, si è visto, hanno fatto il giro e sono morti tutti senza attaccare. Un sacco di exp per Giovanna, che ha perso tanta vita ma è ancora in vita. E mentre intanto sta cercando di murarsi completamente, ma gli sta buttando giù la porta principale, per cui per quanto si possa murare ai lati c'è un bel buco enorme che viene ora sfruttato dal giocatore con Giovanna d'Arco, che trova l'abitante, per cui questo muro a destra non si chiude. E il problema della comp picche cavalleggeri è quando il giocatore francese aggiunge le sue picche, fa l'1-1-1. Tra l'altro la piccheria è saltata fuori prima dell'arceria, quindi l'aveva spottata, non è che non l'avesse spottata. E addirittura Ram, per cui qui si va a uccello duro per rampusciare il giocatore romano, che ha questa arceria che è in costruzione da un'ora ma non l'ha finita, e gli servirebbe, anzi gliene servirebbero più di una addirittura. Oddio, questa è una brutta cosa. Perché ha poco cibo. Devo dire che questa è una mossa letale, perché tutto il cibo di Boot è dal lato destro della mappa, dove ha parcheggiato il suo esercito Viper Exe, ed è costretto a fare una farm transition e tirare giù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farm mentre l'avversario ti sta rampusciando. È sempre una brutta cosa. Oltretutto sta flottando 800 di oro, non ha gli up del fabbro, mentre invece Viper Exe ha tutto praticamente, tranne il più uno che viene messo ora in coda, anche quello, il più uno da vicino. Fabbro che arriva per boot, ma ormai ti sta già pushando con due arieti. E ancora dovrebbe fare una transizione a arcieri, perché queste picche francesi regnano sovrane. Cavalleggeri che provano a lanciarci sugli arcieri, ma è troppo tardi. Questi limitanei che secondo me non... Sì, hanno il muro di scudi attivo, però appunto col muro di scudi attivo sono peggiori dei lancieri normali, anche se hanno 10 HP in più, perché attaccano più lentamente. Giovanna ha fatto un sacco di exp, va a livello 3, viene pulito completamente e la partita termina qui. Game molto pulito del nostro giocatore Xbox. Chiaro che il suo avversario ha fatto più di qualche scelta discutibile in termini di army comp, però devo dire anche buon controllo. Poi nella macro abbiamo visto i vantaggi che può dare l'auto villager e l'auto macro, però tanta roba anche dal punto di vista dell'unità. Penso che abbia perso giusto quei 2-3 abitanti per colpa del controller, e anche un knight una volta perché Giovanna d'Arco gli è tornato indietro. Non penso che fosse voluto. Sono molto sorpreso, piacevolmente sorpreso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.